Buonasera, benvenuti a questa quarta serata, ormai siamo nella fase discendente, ecco. Vi ringrazio per la costanza che il tempo avverso non ha assolutamente frenato. Il mio problema è sempre quello di introdurre queste persone carissime, di mia conoscenza, ecco, che vengono a parlare. Ho sempre appunto questo problema di capire in che modo introdurre. E insomma, la provvidenza c'è. Stavo leggendo qualche tempo fa degli aneddoti sulla vita di Dante, che appunto dipingono in modo agiografico la vita di questo grande poeta, e il primo di questi racconti è venuto, mi ha portato luce. Ci dice che la madre di Dante, proprio alla fine della gravidanza, abbia fatto questo sogno partorire appunto questo bambino sotto un grande lauro, che sapete è l'albero con cui vengono incoronati i grandi poeti, e questo bambino da lei il latte non lo voleva prendere, beveva una fonte di acqua fresca che rappresenta ovviamente la purezza e la grandezza della poesia, mangiava dei frutti di questo albero, cresceva velocemente tanto da poi poter prendere alcune foglie e incoronarsi poeta. Quindi questo era un sogno che preveggente per la grandezza di questo poeta. Io penso che se noi chiedessimo alla mamma di Enzo Carola, lei ci direbbe che lo stesso sogno lo ha fatto, perché veramente abbiamo qui una persona che assolutamente granitica, è una persona che veramente al suo istituto, che è l'Antonietti, ecco, è un punto fermo ormai da anni. Non so in che altro modo introdurlo, se non che l'ho conosciuto una decina di anni fa, mi ha fatto quando io mi abilitavo, e fin dall'epoca capii che aveva questa vena storica, questo interesse storico piuttosto spiccato, ed è per questo che all'interno del Caffè Letterario ha proposto un tema storico. Un tema, secondo me, difficile da interpretare, ma che lui riuscirà a farlo molto molto bene. Il tema, penso, dell'equilibrio, noi siamo tutti insomma di religione o di respiro cristiano, chi più chi meno, e penso che questa sera si parlerà un po' di tutti questi problemi. Il problema dell'eresia, aireo in greco vuol dire prendere una decisione, anche quindi aireis vuol dire decidere e vuol dire scegliere, e è l'opposto, è diventato poi l'opposto nel linguaggio ecclesiastico di ecclesia. Ekkaleo vuol dire chiamare, radunare, ecclesia è la riunione dei cristiani, e quindi sono proprio questi due termini che hanno determinato, penso, tanti problemi, tante lotte appunto tra quello che era l'ortodossia invece delle persone che chiamate eretici, ma che probabilmente offrivano una lettura più ricca, differente insomma, e che molte volte non sono stati accettati. Penso che più o meno sia questo quello che ci proporrà. Io vorrei ringraziare anche Giulia, che è la figlia, che questa sera presta la sua voce stentorea, e ringrazio appunto per questa interessantissima serata. Grazie mille. Sono quasi pentito di essere stato scattuto, perché ha iniziato con un'iperbole, no? Paragonando me a Dante, che mi sembra eccessivo, e concludendo tutto il discorso sull'eresia, per cui vi saluto e andiamo a casa. No, quando io devo rivelare invece un qualcosa che è dietro le quinte, quando mi ha chiamato ha detto: al Caffè Letterario puoi parlare di quello che vuoi. E all'inizio mi era venuta la tentazione di parlare di un autore che a me piace molto, che è Pirandello. Era quasi per permettere alle persone che ascoltano una rassegna su alcuni autori di respirare l'atmosfera come abbiamo vissuto nei due incontri precedenti. Io al primo non sono venuto, che ci hanno veramente, i due relatori ci hanno portato prima nella Germania di fine Settecento, inizio Ottocento, metà Ottocento, e poi nella Francia del secondo Ottocento, ed è stato un momento, secondo me, di sospensione e anche di un'atmosfera particolare.
È difficile con l'argomento di stasera, perché è piuttosto scivoloso, lo diceva Gianfranco poco due minuti fa. È un argomento abbastanza complicato, che poi ha poco a che fare con la letteratura, non è proprio letteratura. C'è però una connotazione letteraria, perché le eresie ci permettono di essere a contatto con un testo che non ha, o con una serie di testi che non hanno una valenza pratica, e lo vedremo. Nel presentarvi l'argomento lo taglio un po' come un albero che si taglia a metà, lascio stare le radici e lascio stare la corolla, vi presento solamente il tronco, e il motivo poi si capirà perché. Perché secondo me le eresie del Medioevo sono le eresie della fase eroica, sono le eresie nel loro momento più ricco, più entusiastico. Lascio stare le interpretazioni del cristianesimo dell'età antica e lascio perdere le eresie che sono l'evoluzione, l'interpretazione religiosa che c'è stata dopo la seconda metà del Cinquecento. Quindi la prima cosa che mi preme sottolineare è quale affinità c'è tra il caffè letterario e l'eresia. Sembra quasi un'eresia venire a parlare di un caffè letterario di eresia. Non tanto però, specialmente per due motivi. Primo, perché appunto il termine eresia significa scelta, opzione, decisione. Primo, perché gli eretici hanno un linguaggio che inquieta lo spirito e stimola la fantasia nel momento in cui parlano. Sono dei visionari per certi versi, sono delle persone animate da una fede che li porta addirittura a scontrarsi con l'istituzione più grossa, più importante che c'è, cioè la Chiesa. E dall'altra parte gli eretici ci inducono a confrontarci con un testo che è la carta costituzionale del cristianesimo, cioè la Bibbia, che è un testo sicuramente che ha una indubbia, è anche banale dirlo, valenza letteraria, è valenza teologica, ma che è anche un testo letterario. Mi fa piacere fermarmi un po' sulla letterarietà della Bibbia, perché appunto la Bibbia insegna, Galileo diceva che la Bibbia insegna come si va al cielo, come si va in cielo, ma è 2000 anni che la Bibbia viene spiegata, ed è 2000 anni che viene interpretata, ed è 2000 anni che ci dice qualcosa nel momento in cui viviamo, ed è qualcosa di diverso che interroga sempre la nostra coscienza, e in quanto testo letterario è un testo complesso. La differenza tra il testo letterario e non letterario è che il testo letterario è suscettibile di varie interpretazioni, ed è un testo che non ha una funzione pratica. Se io dico a un ragazzo vai a comprare il pane, questo non interpreta il mio pensiero, viene lì, prende e mi porta il pane. Ma se io leggo un testo letterario, questo testo per la sua complessità è suscettibile di una molteplicità di interpretazioni. Così il testo biblico ha questa dimensione letteraria, ha una funzione che è una funzione etica, una funzione estetica. Il testo letterario ha la funzione di immortalare, di eternare quello che dice, ha la funzione di mettersi a contatto con un mondo che non è di fatto reale, no, è un mondo fantastico, il linguaggio è polisemico, quindi il testo letterario davvero è molto complesso, e la Bibbia è complessa in quanto testo letterario. Quindi eresia e letteratura hanno delle affinità, sia nel linguaggio degli eretici, sia nel momento in cui si mettono a confronto con un testo come quello biblico. La mia trattazione, lo dicevo prima e lo faceva capire anche Gianfranco, è veramente circoscritta al piano fenomenologico, cioè al piano dei fatti. Io non faccio il teologo, non sono un moralista e quindi riferisco dei fatti. E il criterio con cui agirò è una sorta di carotaggio della storia, tirando fuori appunto una carota di argomenti e di personaggi, proprio per permettervi di fare una rassegna di quella che è l'eresia nel Medioevo in Italia, che tende poi a connotarsi come chiesa altra rispetto alla Chiesa Cattolica. I fatti però, diceva Pirandello, che i fatti sono come i sacchi, quando sono vuoti si afflosciano, si lasciano cadere. I fatti devono necessariamente essere supportati da commenti e interpretazioni, proprio per stare in piedi, perché altrimenti di fatto non si vede nulla. Quindi ci sarà un commento, io dirò la mia idea, è ovviamente qualcosa che voi dovete prendere un po' con le pinze, perché
i fatti vanno distinti dalle opinioni, però i fatti sostanzialmente necessitano di questo supporto della interpretazione. E appunto Giulia leggerà poi dei brani che ci daranno da una parte la dimensione letteraria dell'eresia, dall'altra parte questi brani, queste letture andranno a supportare quella che è la idea dell'eresia che mi farebbe piacere trasmettere, proprio per ricreare l'atmosfera che abbiamo vissuto per altri versi nelle tre settimane trascorse. Richelieu diceva: datemi due righe di una lettera di una persona e io lo manderò alla forca. Quindi quando leggiamo dei brani e dei testi staccati dal contesto, dalla mentalità, dalla personalità, dall'interlocutore, da tutto il contesto storico, anche questa è un'operazione arbitraria e anche questa è un'operazione un po' pericolosa, però vale la pena farla, perché si vedrà appunto questo linguaggio molto evocativo che a volte adottano gli eretici, altre volte la Chiesa, e in più avremo la possibilità di essere a contatto con il testo biblico di cui vi dicevo prima. Gli eretici e le eresie io li vedo e perciò li ho proposti un po' perché sono dei reietti della storia. Questa è una storia di nicchia che non viene molto studiata, che non è spesso conosciuta, e questa qui secondo me era un'occasione invece per rendere l'onore delle armi a degli sconfitti del tempo, dare loro la possibilità di avere una piccola tribuna per andare a far vedere che il loro impegno e la loro fede, la loro azione nella storia non è seppellita, ma che ha forse ancora un senso oggi. E io mi fermerò su tre grandi porzioni di eresia. La prima eresia è quella del XIII secolo, che va dall'XI al XIII secolo, quindi 1100 e 1200. Poi un'altra porzione che è il 1400, e poi vedremo come l'eresia uscirà vincente, sarà addirittura nella dialettica storica della storia, sarà la Chiesa che vince, e quando vince questa eresia qui si comporta proprio allo stesso modo con cui e con la stessa intolleranza con cui si è comportata la Chiesa cattolica nei loro confronti. Quindi vedremo che ci sarà proprio veramente una situazione che poi si ribalta, no? Quelli che erano i perseguitati diventano poi coloro che perseguitano gli altri, proprio con lo stesso spirito e con gli stessi strumenti che prima hanno dovuto subire, loro li riversano su quelli che in quel momento contestavano delle loro idee. Io penso che le eresie siano quasi un... Che cos'è l'eresia? L'eresia è un'interpretazione soggettiva del testo biblico, cioè un personaggio ha la possibilità di venire a contatto con la dottrina della Chiesa e interpreta in maniera soggettiva, diversa dalla Chiesa ufficiale, una certa dottrina, un certo ambito, una certa idea. La Chiesa in questo modo si ritrova a dover fare i conti con una persona che ne mina un fondamento, è un fondamento importante, è pericoloso. Ci sono tre pericoli all'interno della Chiesa, che sono l'eresia, lo scisma e l'apostasia. La più pericolosa è l'eresia, perché lo scisma che cos'è? Uno che crea una Chiesa diversa, cioè tu hai questa Chiesa qui, io ne creo un'altra. A quel punto la Chiesa sa che quello è oltre una certa barriera, è al di là di una certa trincea. Chi vuole fare quella scelta è il credente in un'altra fede. Ancora oggi è così, e si può di fatto dialogare, non è pericoloso questo, perché si capisce che è altro rispetto a me. Faccio l'esempio, oggi c'è oggi c'è uno spirito ecumenico dappertutto, però io non ho mai sentito davvero, anche nel passato, una forte avversione verso, almeno nei documenti ufficiali, verso... c'era una certa intolleranza, ma c'era anche l'idea che tu eri dall'altra parte, quindi io sapevo con chi fare i conti. L'apostasia è quando un credente rinnega
la propria fede e cambia e va da un'altra parte. E anche questo, porte aperte, il tappeto rosso, vai dall'altra parte, oppure cerchiamo di convincerti per farti stare qui, se non è possibile te vai dall'altra parte. L'eretico invece è pericoloso, perché l'eretico è concepito come un agnello in mezzo ai lupi, cioè quello che in maniera un po' subdola, strisciante, depositario di una certa verità, va a fare proseliti e porta via sostanzialmente i credenti dalla Chiesa del Signore. Quindi l'eresia in questo senso è combattuta dalla Chiesa, ma la Chiesa aveva anche il dovere, non era un'opzione della Chiesa, non era una possibilità, la Chiesa aveva il dovere di contrastare l'eresia, aveva il dovere di difendere il gregge. Si era dotata la Chiesa col tempo di una struttura che era una struttura piramidale, io sto parlando della Chiesa cristiana cattolica ovviamente, di una struttura piramidale che aveva come scopo ultimo la tutela dell'ortodossia e la cura delle anime, e per questo aveva creato sostanzialmente una serie di persone che erano i presbiteri, cioè gli anziani, i nostri parroci, i vescovi, che erano degli ispettori, che avevano proprio il compito nella diocesi di fare in modo che la dottrina fosse corretta, ortodossa, i vescovi incardinati a Roma, quindi che avevano un cardine in una basilica romana che erano i cardinali, e poi il Papa, e questi erano gli ordini maggiori, dei canonici, del clero secolare. C'era poi il clero regolare che erano i monaci che vivevano in convento e che avevano una funzione analoga. C'erano poi gli ordini minori, che erano gli ostiari, i lettori, i diaconi, che facevano dei servizi di amministrazione ma anche di tutela dei bisognosi all'interno della Chiesa. Questa struttura che è istituzionale, che è piramidale, non era fatta all'inizio, non era concepita per occupare una posizione di potere, ma era fatta per difendere le anime. La società del Medioevo veniva sostanzialmente divisa in tre ordini, ed erano di fatto non a caso tre, proprio perché rispecchiavano la Trinità. La perfezione dei cieli è la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La perfezione della terra, sulla terra, sono coloro che combattono, i bellatores, quelli che difendono il corpo, gli oratores, quelli che difendono l'anima, curano l'anima, i lavoratores sono quelli che lavorano e danno da mangiare. Quindi l'idea che la Chiesa fosse cattiva perché va a perseguitare questi poveri eretici è un'idea che ha una certa connotazione che oggi la storiografia sostanzialmente un po' ha tralasciato. D'altra parte era quasi naturale che ci fossero delle interpretazioni soggettive del messaggio della Chiesa, era quasi scontato, cioè la dottrina della Chiesa si costruisce col tempo. Voi pensate che Gesù non ha scritto nulla, non ha lasciato una riga scritta, ha predicato sempre in aramaico e ha predicato sempre in un solo posto. Quando è morto e se n'è andato, questi discepoli si sono trovati solo con alcuni ricordi di quello che aveva detto, ma non c'è un traccio di foglio che lui ha detto, si dice questo e si crede in questo. I primi documenti scritti della Chiesa cristiana primitiva ce li ha scritti San Paolo 50 anni dopo la morte di Gesù, nel 50 dopo Cristo. Quindi voglio dire, era normale che avvenisse poi qualche fraintendimento, qualcuno che la pensava in un modo o qualcuno che diceva la sua. E la Chiesa si era dotata già da subito di un organismo che si chiama Concilio, e il Concilio è sediamoci e mettiamoci d'accordo su quello che dobbiamo dire, su quello che dobbiamo pensare. Il primo Concilio, alcuni non sono d'accordo a chiamarlo con questo nome, avviene a Gerusalemme 17 anni dopo la morte di Gesù. Si riuniscono veramente i maggiorenti della Chiesa. San Paolo, che secondo me poi è il secondo molti, è il fondatore della Chiesa, perché è l'intellettuale della Chiesa. Si riuniscono a Gerusalemme e dobbiamo risolvere un problema. Abbiamo un problema, dobbiamo risolvere. Quando noi andiamo a predicare la buona novella ai non ebrei, dobbiamo, e quindi si chiamano i gentili, sono i persone che vivono nell'impero romano, per questi dobbiamo pretendere che abbiano gli stessi riti
gli stessi comportamenti, gli stessi atteggiamenti, la circoncisione così come ce l'abbiamo noi. E lì si scontrano di fatto due, a volte si scontrano, due teorie. Giacomo della comunità di Gerusalemme dice sì, questi devono fare quello che fanno gli ebrei. Paolo invece, che poi viene successivamente supportato da Pietro, dice di no, no, noi dobbiamo rispettare i loro comportamenti, i loro atteggiamenti, la loro cultura, la cosa che devono, a cui devono sottostare è che se vogliono entrare nella Chiesa cristiana è avere fede nel Cristo figlio di Dio. Tutto qui vince la linea paolina e da quel momento in poi nascono delle chiese a Efeso, Antiochia, Corinto, a Roma, a cui veniamo anche noi, che siamo figli di un'interpretazione paolina, di un'interpretazione però paolina della Bibbia. Quindi vedete, i concili non erano nati apposta. Nonostante i concili, voi pensate che nel 1054 si ha una fortissima scissione nella Chiesa. La Chiesa d'Oriente si separa dalla Chiesa d'Occidente. Nel 1054 il patriarca di Costantinopoli, Michele Cerulano, dice arrivederci, voi dalla vostra parte, noi ci chiamiamo ortodossi, cioè coloro che seguono la corretta opinione, e gli altri si chiamano cattolici, cioè Chiesa universale, secondo quello che aveva stabilito il Concilio di Nicea nel 325 d.C. Quindi vedete che sembra quasi che l'eresia sia un atto dovuto in questa... cioè sia una logica conclusione di un Gesù che se ne va senza lasciare niente. Tra l'altro, secondo me, anche Papa Ratzinger ha fatto una grandissima ricostruzione di un Gesù teologico, ma sarebbe interessante, secondo me, studiare anche il Gesù storico. Perché io mi immagino che cosa avrà pensato Gesù nel momento in cui muore e se ne va, e deve sapere che tutto quello che lui ha fatto, che tutto quello che lui ha detto con i suoi amici per 3 anni, sarà veramente una bomba a orologeria nelle loro mani. Ma immaginate la delusione di gente che ha lasciato la famiglia per 3 anni, ha seguito questo qui, pensando di essere al seguito di un re, e poi si vede che questo qui lo sputano, lo crocificano e lui non fa niente. Cioè, ma io mi immagino la delusione di quelle persone lì, e mi immagino Gesù che sapesse, che sa, che capisce che questi qui poi saranno delusi. Io perciò capisco che Pietro dice, ma io quello lì non lo conosco, ma che quello lì? Ma quello lì che lo conosco io, cioè io conoscevo un altro, quello lì che moltiplicava i pani e i pesci, quello lì che camminava sulle acque, quello lì che attaccava l'orecchio al servo che voleva arrestare, cioè io conosco quello. Io sono anche convinto che Giuda abbia voluto creare il casus belli per costringere Gesù a fare quello che doveva fare per creare un regno in Israele. Perciò è andato a denunciare molto probabilmente. Adesso ti metto con le spalle al muro, vediamo, perché Giuda era uno zelota, uno di quelli che faceva la guerriglia contro i romani. Era uno di quelli che voleva la lotta armata ai romani. E quindi dice, quasi quasi creo il problema, e questo qui a un certo punto è costretto a creare qui quello che è il regno. No, mi sto dilungando su questa cosa qui, perché poi mi lascio prendere. E quindi dicevo, le eresie sostanzialmente sono un tributo che il cristianesimo paga nel momento in cui la sua dottrina è in formazione, è in itinere. Quando noi vediamo la Chiesa cristiana primitiva da qui, dalla nostra prospettiva, noi la vediamo così, che ha una sua armonia, ha una sua unicità, ha una sua organicità, ha un suo senso, e a noi sembra una chiesa che di fatto si è ben definita con delle persone che hanno un ruolo, una funzione, un luogo. In realtà, man mano che ci avviciniamo alla Chiesa cristiana primitiva, noi vediamo che è così sostanzialmente. Vedete? Macchie di colore ben distinte, e quindi che si distinguono l'uno dall'altro, non c'è un'unità, non c'è un'armonia, non c'è un'organicità. Noi abbiamo molto mitizzato la Chiesa cristiana primitiva, che era davvero molto frammentata, molto polverizzata, perché non avevano un centro su cui convergere, un'idea di Gesù chiara, ben definita, un'ecclesiologia, possiamo dire, ben delineata. E la vediamo anche così, la Chiesa cristiana primitiva, con immagini che sono davvero indistinte, macchie di colore ben definite, ben distinte, immagini indistinte.
se ci avviciniamo, man mano che ci avviciniamo alla Chiesa, è così. Questa Chiesa col tempo deve, ritrovare l'immagine che abbiamo oggi e che oggi è. Una pietra miliare nella costruzione dell'ortodossia è il Concilio di Nicea. Il Concilio di Nicea del 325 definisce l'essenza della Chiesa. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è una. Definisce una vocazione. La Chiesa fa tendere alla santità. Definisce una missione. La Chiesa vuole essere universale. E definisce una identità. La Chiesa è apostolica, cioè è il derivato, è il portato, è la conseguenza dell'azione degli apostoli. Ma siamo nel 325, abbiamo impiegato un po' di tempo, questo è il credo niceno. E nonostante questa grossa elaborazione che fanno i padri della Chiesa, i vescovi della Chiesa cristiana primitiva, vi ripeto che nel 1054 si ebbe la prima, uno scisma e una ferita nel corpo della Chiesa. Perciò la Chiesa combatte le eresie, perché non vuole le divisioni. Gesù ha pronunciato una preghiera che i teologi chiamano la preghiera sacerdotale e che chiede al Padre che siano tutti uno come tu e io siamo uno. Spaccare la Chiesa significa rendere la preghiera di Gesù vana e le sue parole, parole che non hanno un forte senso. Questa è una parabola del Vangelo che adesso io vorrei che Giulia vi proponga per farvi capire perché e come, secondo me, ma questo è molto soggettivo, nascono le eresie. Matteo 25:1-13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.» Qualcuno dirà: «Ma che cosa c'entra questa parabola con il discorso che stai facendo sulle eresie? Soprattutto vieni al dunque, fai presto a parlare delle eresie medievali, perché siamo venuti per ascoltare questo.» Magari se non riusciamo a finire, non fa niente, continuiamo un'altra volta, però a me questa parabola colpisce molto, perché quando ne sentivo parlare da piccolo, perché mia mamma mi diceva: «Appunto, vai a messa e quindi cerca di non mancare a questo dovere», io me ne tornavo a casa scontento, perché dicevo: «Per me le vergini stolte sono quelle che hanno portato l'olio, le vergini sagge sono quelle che non l'hanno portato l'olio, ma perché il prete queste cose fino alle dice?» Perché che cosa significa non portare l'olio? Significa avere fede nella puntualità, avere fiducia, lo sposo ha detto che viene, quindi io mi porto l'olio per l'ora che lui ha detto, quindi viene, e quindi io sono a posto. Perché mi devo portare la scorta d'olio? Se io mi devo mettere ancora dell'olio qui per sicurezza, significa che non ho molta fiducia nella sua puntualità, questo mi può far tardi. E quindi quando mi leggevano questa cosa, io dicevo: «Ma non sono molto d'accordo», però siccome ero solo, cercavo di stare zitto per evitare di fare figuracce. Ma ancora adesso, evidentemente non mi è passato, ancora adesso la penso così. Perché il problema di chi è? Il problema è dello sposo, e il testo lo dice chiaramente: lo sposo fa tardi, doveva venire prima lui. Quindi quando lui arriva, è arrivato in ritardo lui, è lui che ha un problema, non io che sono stolto, io sono giusta, anzi.
dovrei essere lodato perché ho fiducia nella tua puntualità e nel fatto che tu arrivi. Dovevi, ragazzi, scusate il ritardo, che ha bisogno di un po' d'olio, adesso lo metto io. Invece no, perché mi lascia fuori. E perché ho detto questo? Perché secondo me questo ritardo qui di Gesù crea l'eresia. Perché tutti quanti sapevano che Gesù doveva tornare, lui doveva andare dal Padre, andare lì, preparare le cose, tornare e ricominciare da capo. Questo non arriva più. Il problema è che Gesù non arriva più. E quando la Chiesa cristiana primitiva si accorge che Gesù sta tardando, hanno paura, ma davvero io me l'immagino questa voce, ma adesso chi è che dirà quello che lui diceva? Chi è che farà provare agli altri quello che lui ha fatto provare a loro? Cominciamo, ragazzi, cominciamo a scrivere qualcosa. Io adesso la metto veramente qui come un raccontino, perché siamo tra amici e ce la possiamo raccontare così, ma sostanzialmente questi pensano, cominciamo a scrivere qualcosa, perché altrimenti tutto quello che il nostro cuore, la nostra mente, la nostra sensibilità percepiva quando lui parlava, gli altri non lo possono sentire. E sostanzialmente recuperano alcuni detti di Gesù che sono riassunti in un documento che è il documento Q, da cui viene redatto il Vangelo di Marco, e dal Vangelo di Marco vengono poi di fatto desunti il Vangelo di Luca e quello di Matteo, e si chiamano i sinottici perché possono essere letti proprio in parallelo con la stessa ottica. E solamente un secolo dopo, presso la comunità di Efeso, come dicevo prima, l'apostolo Giovanni o la scuola giovannea produce poi il Vangelo di Giovanni, che va a integrare alcune lacune, alcuni buchi che avevano lasciato i sinottici, e sostanzialmente abbiamo il canone dei Vangeli che sono riassunti, che sono riportati nel Nuovo Testamento. Ma il problema nasce dal ritardo con cui lo sposo arriva. La premessa è un po' lunga, però forse vale la pena per capire il resto, perché poi dopo andrò avanti in maniera più spedita e cercherò di essere meno noioso. Gli eretici sono degli sconfitti? Secondo me no. Secondo me hanno pungolato la Chiesa, hanno stimolato la Chiesa a mettere a fuoco la dottrina cristiana. Senza gli eretici molto probabilmente alcune cose non si sarebbero risolte e noi avremmo una Chiesa diversa. Quindi non sono degli sconfitti. Erano degli isolati, questo è vero. Erano dei laici, questo è vero. La loro colpa più grossa forse era quella di essere laici, alcuni in particolare, non tutti gli eretici erano laici. Erano evangelici, certo, molti di questi si riferivano e prendevano come autorità suprema, non superiore, suprema, il Vangelo, ed erano apostolici, certo. Questi pensavano di essere quelli che continuavano in qualche modo l'ufficio degli apostoli. E sul problema dell'essere isolati io vorrei che voi vi fermaste un attimo. Perché? Perché molte volte noi pensiamo che la maggioranza ha ragione. Non è vero, la maggioranza non ha ragione. Anche le persone che ci tengono di più alla democrazia dicono che la maggioranza prende delle decisioni e si attuano, e si realizzano. Ma non è vero che la maggioranza ha sempre ragione. Io almeno non ci credo. Se ha un senso fare qualche esempio storico, vi dico che secondo me non avevano ragione la maggioranza o la minoranza più forte dei tedeschi che votavano per Hitler. Cioè, il fatto che Hitler avesse il partito di minoranza ma più forte in Germania, quindi era una maggioranza, non dimostra che i nazisti avessero fatto la scelta migliore. Ma vi dico ancora di più, proprio per restare al Vangelo, quando chiedono agli ebrei, volete liberare Barabba o Gesù? La maggioranza dice Barabba, ma la maggioranza mica ha ragione. Quindi non è vero che la maggioranza ha sempre ragione. La maggioranza decide quello che fa, che quello che dice si fa, ma non è vero che sia sempre giusto. E quindi il numero non è importante. L'eretico è un isolato ed è a volte veramente una persona che non merita di essere ghettizzato solo perché è un isolato. E l'altra cosa che è importante però è che bisogna dire che non si può avere mai ragione contro il mondo intero. Anche la persona che ritiene di avere un messaggio profetico, un'idea importante da proporre, deve sempre interrogarsi, ma se tutti la pensano in maniera diversa da me, io sono sicuro di essere nel giusto o mi devo porre anch'io il problema se sto dicendo bene o sto dicendo male? Ecco, questo a cui faceva cenno Serioli all'inizio, la differenza tra eresia e ecclesia,
pone questo dibattito qui, pone questo problema qui. Ma le eresie hanno un fondamento scritturale o no? Cioè, nella Bibbia si parla, e nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, si parla di eresie, sì. E non, ma, mi sembra strano, ma non se ne parla in termini negativi. L'eresia non ha una connotazione negativa. Se ne parla in Atti 5, in Atti 15, se ne parla in Pietro 2, nella lettera di Pietro, se ne parla Paolo, sia nella lettera ai Galati, sia nella lettera di Primo Corinzi. Quindi, di fatto, ha un radicamento scritturale. Nella Bibbia si parla di eresie. Che cosa si dice a proposito delle eresie? Se ne parla in due modi. Primo, li si vede come un partito. Gli eretici sono un partito, sono una setta, sono un gruppo separato. E quindi non hanno sostanzialmente la connotazione di essere delle minacce alla Chiesa, nella Chiesa cristiana primitiva. Qui stiamo veramente nella Chiesa delle origini. E dall'altra parte però sono anche un'opportunità, secondo Paolo in particolare, sono anche un'opportunità per fare in modo che si definisca un catechismo, una dottrina. Quindi sono un'opportunità, non sono pericolosi. E finalmente siamo arrivati a quello che è il vero e proprio tema della serata. Io faccio un po' affidamento sulla vostra pazienza, ma qui Andrea andiamo avanti in maniera un po' più rapida, proprio perché appunto sarà un carotaggio nella storia, una rassegna della storia. Parliamo delle eresie medievali. Le eresie medievali nascono da un'istanza pauperistica, cioè sono sostanzialmente delle persone che chiedono alla Chiesa ufficiale, alla Chiesa strutturata, alla Chiesa istituzionale, alla Chiesa cattolica, di cercare di vivere in povertà e di andare a seguire nudi il Cristo. L'espressione è: noi seguiamo nudi il Cristo nudo. Noi siamo fautori, portatori di una Chiesa che sia evangelica, cioè che di fatto abbandoni le posizioni di potere, la ricchezza, la mondanità, l'interesse per il presente secolo. Rispolverano sempre quella frase di Gesù: voi siete in questo mondo ma non siete di questo mondo. Ed è una idea che loro sottolineano spesso, e da qui nasce sostanzialmente questo contrasto con la istituzione e con la gerarchia ecclesiastica. Ma dici, ma perché tu ci vieni a parlare di questa cosa qui nel Medioevo, quando la Chiesa ha fatto tutto un percorso per arrivare a quello che è? Perché proprio nel Medioevo nasce questa idea? Cioè, all'improvviso, a me non piace l'idea che qualcosa si crea, si crea. Lo usano spesso i miei alunni, dice, si creò, si sentì il bisogno, cioè uno sente il bisogno di andare in bagno, non sente il bisogno di andare a dire alla Chiesa, cerca di essere fuori, sono delle motivazioni. Perché questi a un certo punto cominciarono a dire ai vescovi: ma ragazzi, ma cercate di essere un po' più evangelici e un po' più aderenti a quella che era lo stile di vita degli apostoli e dei cristiani dei primi secoli? Perché? I motivi sono tanti. Secondo me, perché dopo il 1000, questo proprio è secondo me, perché dopo il 1000 si è avuto una rinascita in Occidente dell'economia, della cultura, della città, della ricchezza, ed era una società come quella lì di oggi, proprio come quella di oggi. C'erano delle persone estremamente ricche nel 1200, c'erano delle persone estremamente ricche che potevano permettersi di mangiare carne condita con spezie che portava un sacco di soldi, e c'erano delle persone che secondo Rodolfo il Grano morivano letteralmente di fame, proprio di fame, mangiavano le radici, la mischiavano con un po' di terra certe volte. E quindi questa forte divaricazione fa dire ad alcuni: ma è giusto che ci sia questa forbice così ampia tra quelli che sono ricchi e quelli che sono poveri? E quando vanno a vedere che c'è un vescovo o un presbitero che vive in una situazione di grande benessere, questi dicono: no, insomma, c'è qualcosa che non va, predichi in un modo e ti comporti in un altro. Era di fatto la situazione che li poneva in questa ottica. Il secondo motivo per cui nel Medioevo nascono istanze pauperistiche sono i pellegrinaggi in Terra Santa. Nel Medioevo si viaggiava pochissimo, per come lo intendiamo noi, ma facevano viaggi anche lunghi per i pellegrinaggi. Le mete erano Santo Jacopo di Compostela in Spagna, Roma,
che era il centro, il luogo dove erano stati seppelliti l'Apostolo Pietro e Paolo, e poi la Terra Santa. Quando uno va in Terra Santa, sostanzialmente vive un'atmosfera, una tempesta che lo coinvolge fortemente, pensa questa è la terra che ha calpestato il Signore, e quindi si crea una forte nostalgia per la Chiesa cristiana primitiva, un forte desiderio di rivivere quei momenti lì. E questo combinato al fatto che la lingua si sta evolvendo, le lingue volgari stanno diventando lingue veicolari, le lingue neolatine, molti fanno tradurre il Vangelo dal latino e viene tradotto in lingua corrente, e quindi questi lo leggono avidamente, ne apprendono i fondamenti, pensano di aver scoperto davvero la fonte che ha dato vita a quel rivolo, a quel grande ruscello, a quel grande fiume che poi il cristianesimo, e dicono ritorniamo alla fonte, ritorniamo alle origini, e quindi pensano che l'essere delle persone che vanno a rivivere un cristianesimo tolto dalle incrostazioni possa essere un modo per salvarsi e per ricollegarsi alla fonte cristiana, cioè al messaggio autentico di Gesù. C'è da dire anche che la Chiesa aveva dei problemi effettivi, né? C'erano grossi problemi all'interno della Chiesa, c'era un problema grosso che era la simonia. La simonia era una pratica molto discutibile. Il termine deriva da Simon Mago, che era un personaggio che aveva visto che Pietro imponeva le mani e dava lo Spirito Santo. Questo Simon Mago va da Pietro e gli dice: ma come hai fatto a fare questa cosa qui? Ti do dei soldi e tu mi dai questo carisma, questo dono. Pietro ovviamente lo allontana da sé, lo fulmina. Simon Mago muore. Ma da allora il termine è andato a indicare alcuni prelati, alcuni chierici, che pagavano per avere una parrocchia, per avere una diocesi. Perché? Perché aveva delle rendite, queste cose, quindi li metteva al sicuro, questi poi potevano vivere di rendita. Quindi il pagare per avere delle cariche ecclesiastiche era una bruttissima prassi all'interno della Chiesa, e gli eretici la stigmatizzavano. L'altro grande errore della Chiesa del tempo era il nicolaismo, cioè il vivere con delle concubine, i preti a volte, i presbiteri, il clero regolare si faceva aiutare da concubine, e a volte non era ben chiaro il rapporto che c'era tra loro e queste donne, e anche questo veniva visto come un'esigenza di riforma solamente dagli eretici. No, non è vero, c'erano addirittura dei chierici, dei preti, dei vescovi che combattevano la mondanizzazione del clero, l'attenzione della Chiesa verso il presente secolo, verso la simonia e verso il nicolaismo. Quindi l'istanza di una riforma in capite et in membris della Chiesa era sentita dalla Chiesa stessa, che sentiva il bisogno di autoemendarsi. E quindi le eresie medievali hanno questo, diciamo, terreno, questo humus che le nutre per andare a combattere l'istituzione ecclesiastica. La madre, mi sembra di citare Saddam Hussein, la madre di tutte le battaglie. In realtà cito uno storico del Medioevo, che è Raoul Manzelli. La madre di tutte le eresie medievali, secondo Raoul Manzelli, è la Pateria. La Pateria è un movimento milanese che secondo me impregna di sé anche un campione dell'eresia medievale, che è un conterraneo, Arnaldo da Brescia. E questa Pateria va a creare poi tutta una serie di implicazioni successive, per cui molti eretici successivi, che io citerò, che citerò solo perché vedo che si fa tardi, traggono spunto dalla Pateria milanese. È un movimento. Uno degli esponenti più importanti, vi ho detto, secondo me, è Arnaldo. Ma il vero teorico della Pateria milanese è un personaggio che si chiama Umberto di Silva Candida. E questi che cosa dicono? Il termine significa straccioni, cencivendoli, oppure può essere, non si sa bene, oppure può essere anche un quartiere di Milano, un quartiere milanese. Milano in questo momento qui è una città
che è veramente qualcosa di eccezionale. È un formicaio, c'è Bonvesin della Riva che ne parla come se fosse veramente una città dove si possono fare tutti i mestieri. Si produce di tutto, è il luogo delle opportunità. Ecco, in questa città che produce denaro già allora, perché era sulla via di comunicazione tra l'Italia e la Germania, ci sono alcuni personaggi come questi che dicono no, ragazzi, cioè, noi non possiamo accettare l'idea di una chiesa che addirittura esprime un vescovo che è Alberto d'Intimiano, che è il capo della città, cioè è quello che governa la città. Era anche normale, né? Perché i nobili se ne andavano in campagna e gli lasciava il clerico, il vescovo è il personaggio più prestigioso, più illustre, venerabile, e quindi questo qui faceva le funzioni di personaggio politico e personaggio religioso. I padarini non accettano questa commistione e non accettano che lui abbia un potere politico, e quindi vanno a piantargli sotto il naso l'idea che una chiesa debba essere povera e che una chiesa non debba essere contaminata dal presente malvagio secolo e che una chiesa non debba avere preti simoniaci e nicolaiti. La cosa che però mette più in crisi della dottrina patarina, che mette più in crisi la Chiesa, e in particolare la Chiesa medievale, è che lui si permette di affermare che un sacramento non è valido, dice, ex opere operato, cioè a prescindere dalla moralità e dalla dignità di chi amministra e dispensa il sacramento. Cioè, in altri termini, una persona indegna, un vescovo indegno, non può dare l'Eucaristia, non può consacrare l'ostia. Al contrario, invece, una persona laica, ma dalla vita retta e aderente al messaggio evangelico, può dare questo sacramento. Ragazzi, una cosa del genere significa distruggere la Chiesa, significa delegittimare la Chiesa. Se la Chiesa non amministra i sacramenti sono canali della grazia, cioè uno tramite i sacramenti, che sono sacramenti di iniziazione ma anche sacramenti di gestione della vita, arriva al paradiso, si salva. Se uno toglie l'impianto sacramentale alla Chiesa andando a delegittimare la persona che amministra il sacramento, perché questo qui è indegno, la Chiesa è chiusa, cioè non ha più senso. Voi togliete a un prete la possibilità di confessare o la possibilità di consacrare l'ostia o la possibilità di battezzare, cioè questo qui dice allora che si faccia, è meglio che vada a casa. Quando dicono questo, i patarini ovviamente scatenano l'ira della Chiesa milanese e vengono perseguitati, cioè questi qui vengono di fatto ricercati. Ma voi dovreste vedere poi con quale di fatto scientificità avviene la caccia al padre. Io non so se qualcuno di voi ha visto Il nome della rosa. Ecco, addirittura in quei casi lì si vedeva che c'era quel personaggio con l'altro pecorino che diceva penitenziarite, e quindi lì aveva avuto frequentazioni con i dolciniani, che sono discendenti della patria. A che ora, Gianmarco, a che ora devo fare la sosta? Perché non lo so. A che ora devo sostare? Vado ancora un po' avanti perché... okay. Due parole su Arnaldo, perché altrimenti diventa. Arnaldo è un illustre bresciano, è una persona di cui andare fieri, nel senso che vedete poi dopo come è presentato. Qui è l'immagine di un profeta dell'Antico Testamento. I profeti dell'Antico Testamento non erano mica quelli lì che andavano a prevedere il futuro, vogliamo stupicare. Il profeta era quello che richiamava, che bastonava, che fustigava gli ebrei se questi si allontanavano dalla legge di Mosè. Quindi questi dicevano: se voi non seguite quello che ha detto Mosè, attenzione che il Signore si vendica, perché ci stiamo allontanando un'altra volta. Dopo che ci ha salvato dall'Egitto, interviene un'altra volta. Arnaldo ce l'ha un po' questa espressione in Piazzale Arnaldo a Brescia. Arnaldo è un chierico, è uno che ha preso gli ordini maggiori a Brescia, che ha studiato secondo me con il più grande intellettuale della sua epoca, che è Abelardo, a Parigi.
questi due persone, questo qui è veramente attento a quei due, perché sono due persone che hanno una testa che è molto critica e sono dei grandi studiosi. Bernardo di Chiaravalle a un certo punto vede che queste persone sono persone che sono molto critiche verso la Chiesa, interviene e fa una cosa che era normale: voi potete anche praticare la lettura e l'interpretazione della Bibbia come volete, potete anche essere poveri, però mi raccomando, voi non potete predicare, quindi zitti, chiudete e non andate a dire in giro questo che voi pensate. Quindi impedisce loro di predicare pubblicamente, ma questi non ci stanno, perché tra l'altro è quello che vi dicevo prima, no? Questa è gente animata da un sacro fuoco, per cui devono necessariamente partecipare agli altri quello che loro sentono. Quindi Arnaldo scappa, se ne va prima in Boemia, poi va a Zurigo, viene qui ancora una volta, viene perdonato e invitato a Roma a dire la sua davanti al Papa. Fanno sempre questo spesso gli eretici, si appellano quasi sempre al Papa male informato, e adesso ti dico io quello che penso, adesso vengo lì a spiegarlo. Va a Roma, porco cane, capita in un momento di difficoltà per la città enorme. Ci sono dei patrizi, dei signori di Roma, che vogliono cacciare il Papa, cioè adesso tu te ne vai perché noi qui comandiamo noi. Cioè, vogliono creare a Roma quello che si chiama il comune. I comuni erano molto forti nell'Italia settentrionale, si stavano strutturando come forme di autogoverno, e questi patrizi romani vogliono farlo anche a Roma. Quindi tu Papa te ne vai e qui comandiamo noi. Chi diventa il rappresentante, cioè il ministro di culto, no? Il ministro della religione di questo comune? Arnaldo. Arnaldo è la persona che in quel momento rappresenta per loro colui che può dare al comune di Roma lo spessore teologico e religioso tale da legittimarlo anche come istituzione politica. Lui diventa il portavoce della religiosità di questi. Perché? Perché è un antipapista, come avrebbe detto più tardi Lutero. Il Papa ovviamente si arrabbia per questa cosa, anche perché gli aveva dato l'opportunità di andare a Roma. Muore questo Papa, ne succede un altro, il quale non va tanto a trattare con Arnaldo. Adriano IV, la prima cosa che fa, commina l'interdetto alla città di Roma. L'interdetto è una punizione che è spaventosa, la scomunica individuale, perché uno scomunicato viene messo fuori dalla comunità e quindi non è più nessuno, cioè non esiste. Guardate il cognome di molti del Medioevo. Lui si chiama Arnaldo da Brescia. L'essere di un comune significava godere della garanzia dell'essere cittadino di questo comune. Quando una persona veniva scomunicata e veniva messa fuori dalla comunità, questo che era in balia dei delinquenti, l'interdetto era la scomunica di tutto il territorio. Cioè Roma si trova nella condizione in cui nessun prete celebra più una messa, perché non si possono celebrare i sacramenti su un terreno interdetto, non si possono più celebrare i sacramenti, non si può più confessare, non si può più dare l'Eucaristia. Cioè i romani a questo punto sono veramente spaventati, qui siamo persi. Quindi chiedono ad Arnaldo di andare via da Roma, è la sua condanna a morte. Se ne va, viene preso, catturato, chiuso in un castello ai confini tra il Lazio e la Toscana. Federico I Barbarossa, il grande imperatore di quel momento, cerca l'accordo con il Papa, cerca di essere riconosciuto come imperatore d'Italia. Questi due potenti, il Papa Adriano IV e Federico I, formulano un accordo. Chi è che paga il prezzo? Nel 1155 Arnaldo viene assolvivo, viene bruciato e quindi muore. Perché? Perché con l'eresia si faceva come si fa con la zizzania, no? La zizzania è il grano, si tagliava tutto, poi si separava, la zizzania si bruciava e il grano veniva ad essere utilizzato e bruciato e trattato come la zizzania nel Vangelo. Mi fermo due minuti, dai, perché...